Ciao Salvatore, Ciao. credo che il titolo di cui vogliamo parlare oggi sia la menopausa. Quella delle donne o quella degli uomini? Quella è l'andropausa. Menopausa sì, menopausa no. Noi donne arrivando a una certa età abbiamo il terrore della menopausa. Ma è normale tutto questo o c'è qualcosa che non quadra? Beh, io ti posso dire che la paura o il terrore nasce dall'ignoranza. Ognuno di noi ha paura delle cose che non conosce. Si terrorizza e si bloccano le meningi. E bloccandosi le meningi si blocca tutto il corpo e non si capisce più niente in qualsiasi situazione uno si trove, compresa la menopausa, non si sa niente di ciò perché nessuno ci ha informati, nessuno ci ha detto che queste malattie non esistono, non sono malattie, sono alterazione di uno stato normale di salute che diventa normale qualora noi facciamo una vita antinaturale. Ti faccio alcuni esempi, uno o due esempi massimo, non andiamo oltre. Purtroppo è verità. La mia ex, una bellissima ragazza, sua madre la nutriva con triglie, con pesci e con alimenti malsani. Per tutta la vita, nutrita in questo modo, ha avuto dei problemi. Ci siamo sposati e abbiamo un giorno deciso di avere un bambino. Beh, è rimasta incinta. Il bambino era cresciuto, addirittura l'embrione, che si era quasi formato piccolo piccolo, e lei ha avuto un aborto tremendo. Perché? Perché era sporca dentro, perché il liquido amniotico era a temperatura grande, perché pur essendo vegetariane era un'alimentazione sbagliata, era un modo di vivere sbagliato, non si capivano certe cose. E ha avuto un raschiamento. E il medico gli ha detto che per tutta la vita non voleva, non poteva avere figli, tranne se non si fosse messo in un letto per 6 mesi con pillole e cose che doveva prendere e non si doveva muovere. Io ho detto al medico di andare a fare in culo che i bimbi noi o li adottavamo o li compravamo, o li, non so, ce li prestavamo. Beh, dopo qualche anno entra la medicina naturale di Salvatore Palladino e fa quello che ho fatto fare a tutti gli altri che non potevano avere bambini. Mia figlia Selena è nata in sala parto, in sala travaglio, senza dolori di contrazione, mentre gli altri gridavano e piangevano, ed è nata metà da sola. Mia figlia Selena è camminata 6 mesi, mio figlio Elio 4 mesi e mezzo, correva per il cortile. Io ho camminato 6 mesi, mia madre era pulita, era sana, mia moglie è diventata sana e pulita e ho avuto dei bambini meravigliosi, con latte buono, con tutte le cose normali e naturali. I miei figli non hanno preso le malattie giovanili, o se sono spuntati un attimo, sono sparite neanche un'ora, neanche mezza giornata, perché non avevano tossine da smaltire, perché le malattie dei bambini sono le tossine che le puerpere mangiano, veleni, e
e già li innescano attraverso il cordone ombelicale veleno e rovinano i figli. Quando nascono poi gli danno latte schifoso dall'alimentazione, dal fumo, dall'alcol, dal caffè, dai dolci e da tutte le altre sporcizie che mangiano e rovinano i bambini. E poi nello svezzamento Dio fatte, no, pietà di questi piccoli. Cominciano col plasmon, un veleno tremendo. E in questa carne macinata, tritata, ci sono veleni per mantenerli mesi e anni. E quando le comprano, la maggior parte sono già scadute. Ma non questo, poi c'è il mulino bianco, che ti fa tutte quelle cose morbide, morbide, con quello scionzo di cosa dello spagnolo che fa i film, che ha un casino di soldi. Banderas. Ah. Banderas. Sì, Banderas, quello stronzaccio che sta rovinando un sacco di bambini con le sue stronzate. Se tu vedi tutte quelle mufuci, mufuci, sono fatte di farina di grano tenero, e, diciamo così, senza niente, è farina 00, 000, 400, 500. E quando si mangiano quelle broccine o tutte quelle porcherie, la merda resta, rimane attaccata nell'intestino e nel buco del culo, e cominciano tutte le malattie dei bambini. Ma questi bambini, quando defecano, se riescono a defecare, la puzza è tremenda, si deve scappare. O quando urinano, l'urina è così torbida e puzzolente da vomitare. Ma non finisce lì. Cioè, questi bambini crescendo cominciano ad alimentarsi con un'altra cosa più forte e quindi si ammalano. Ritornando al nostro discorso, chi nasce, come sono nati i miei figli, come è nata la bambina Giada della coppia di Scordia, che dopo 6 anni che non potevano avere figlie, il troglodita io gliel'ho fatta avere senza spendere una lira, senza che mi hanno pagato, e questo si deve ribadire sempre, perché la gente ha il cervello legnoso. La bambina non ha mai visto un pediatra, sta benissimo. La madre gli ha dato il latte per 4 anni e mezzo, altre madri così gli hanno dato il latte per 6 anni. Questi bambini non si ammalano, non hanno le malattie, la varicella, la rosolia e tutte le altre malattie, il morbillo e tutte le altre sporcizie, compreso poi che può venire pure il vaiolo, e muoiono. Questi bambini sono sani. Bene, per ritornare alla menopausa, gli Inzu, un popolo di una vallata dell'Himalaya, fin dalla nascita sono vegani, non hanno corrente elettrica, non hanno televisore, non hanno niente, vivono come gli animali allo stato brado. Le donne non hanno problemi di menopausa. Cos'è la menopausa in realtà? Oppure cos'è il mescio? Il mescio è la difesa che ha la donna per smaltire tutte le tossine, tutte le porcherie, altrimenti avrà dei problemi seri. Cominceranno i tumori o tutte le altre alterazioni che i medici chiamano malattie. Perché comincerà un fermento là dentro di queste tossine che diventerà così caldo e il gas metano sarà così potente da creare delle cose incredibili. Beati loro, perché altrimenti i bambini, senza questo mescio, o diciamo così, mensile, i bambini nel liquido amniotico troverebbero acqua bollente, no, acqua a 107 gradi. Ma ce l'hanno pure calda, riscaldata, perché la stronza della madre fuma, beve, mangia come una porca, e attraverso il cordone umbilicale gli trasmette veleni, attraverso il latte gli trasmette veleni.
e calore con liquido amniotico, il bambino vuole uscire da pedate per poter scappare. Insomma, creano malati già alla nascita. Gli inzu invece no. Le donne inzu a 60-70 anni possono procreare, non hanno problemi di menopausa, non hanno problemi di caldane, perché sono pulite, sono seconda natura, come gli animali. Io ho visto la mia cagnetta far nascere Black e Black Brown, 8 cagnoline, e la guardavo sotto, avevo fatto un fosso sotto l'albero di rosmarino ed era tutta accucciata lì, e li ho visti uscire tutto uno per uno, quasi piangevo dalla gioia per la natura, senza dolore, senza sofferenza, senza niente. Li ha leccati tutti, li ha lavati tutti e poi gli ha dato il latte. Questa è la vera vita, non quella degli umani. Abbiamo bisogno degli altri, gli animali non hanno bisogno di nessuno. Gli indiani in America, o i Lapponi o tutti gli altri, le ragazze andavano nell'acqua fredda e facevano nascere i bambini lì e lì, lasciavano nuotare. A noi ci danno delle informazioni sbagliate e ci rovinano fin dalla nascita dei bambini, con l'acqua a temperatura di 70 gradi. Quello, quell'altro, e cominciano poi con tutte le altre cose. Cominciano addirittura a chiudere la lunetta per evitare al cervello di espandersi. Perché la teoria della madre è 3 gradi di cosa di calcio e quello degli animali 90 rotti? Perché gli animali devono calcificare subito e andare attraverso il branco, il greggio, altre cose, altrimenti se li mangiano. I bambini no, i bambini si deve sviluppare, la testa deve essere morbida, cioè la scatola grande. E quando il sistema di informazione vuole lo chiude. Non c'è bisogno di un pediatra di minchia, di una donna di merda pediatra stronza che gli voleva dare a Giada un sacchetto di medicina a questa figlia di puttana. E la mamma l'ha chiusa da se stessa con la natura. Ed è intelligentissima, è solo il piano, e balla, e ride, e scherza. C'è un video su questa bambina. Quindi, è una bufala il fatto delle mestruazioni. Un bene per la donna che espelle quei veleni, quando non li espelle più, è un grande male, noi lo chiamiamo menopausa. Ma che menopausa? E quelle persone, e tutti coloro che sono vegani, fino alla fine, gli uomini gli inzu, gli uomini fino a 130 anni hanno lo sperma fertile, possono procreare e le donne possono avere bambini. Noi siamo alterati, siamo malati, ci hanno ammalato, ci hanno alterato per creare un'industria, quella della malattia. Sia Rothschild, Rockefeller o tutti gli altri che dominano il mondo, che sono illuminati, figli di illuminati, che sono i potenti che gestiscono il potere mondiale, gestiscono la qualsiasi cosa, dall'industria alle multinazionali a tutto quanto. Ora ci fanno pure il mais, che era il dono di Dio e degli dèi, ce lo fanno pure OGM. Ci danno veleni a mangiare. Nelle scatole o nei succhi di frutta ci mettono veleni. Tu prendi una pera, la lasci, il succo e si ossida. Lì sta 2-3 anni, 10 anni e li dai ai bambini per non frullargli una pera. Queste siamo noi. Queste sono le donne e gli uomini di questo mondo. Meno pausa. Più pausa. Grazie Salvatore.